Un giorno un soldato andò dal maestro Aquin e gli domandò: «C'è davvero un paradiso e un inferno?» Alzando lo sguardo: «Chi sei?» volle sapere il maestro. «Sono un guerriero», gli rispose il samurai. Il maestro scoppiò a ridere e, puntando il dito verso di lui: «Tu! Tu saresti un guerriero!» E proseguì fra le risate: «Ma quale re ti vorrebbe come sua guardia? Hai la faccia di un mendicante!» Il soldato si arrabbiò così tanto che fece il gesto di sfilare la spada dal fodero, mentre il maestro continuava a prenderlo in giro. «Ma guarda, guarda, hai pure una spada! E cosa vorresti farci? Usarla per tagliarmi la testa? La lama della tua spada non è abbastanza affilata!» A quell'ultimo affronto il soldato perse tutta la sua pazienza e sfoderò la spada, quando improvvisamente il maestro si fece serio. «Qui si aprono le porte dell'inferno», disse con sguardo fermo. Il guerriero si fermò improvvisamente e capì la preziosa lezione che il maestro gli stava impartendo. Non esisteva un luogo chiamato inferno al di fuori di lui. Egli aveva incontrato le porte del suo inferno nel momento in cui aveva permesso alla sua rabbia di coprire la limpidezza del suo cuore e della sua mente. «Non lo permetterò», disse il suo cuore. E subito il valoroso guerriero ripose la spada nel suo fodero e fece un profondo inchino al maestro. «Ora si aprono le porte del paradiso», disse con la stessa espressione seria Aquin. Quel giorno il buon samurai aveva imparato che dentro ogni uomo, ogni donna e ogni bambino esiste un personale inferno e un proprio paradiso. Riconobbe che queste sono parti di noi che vanno conosciute e accettate. Sperimentò che in ogni momento abbiamo il potere di scegliere se vivere all'inferno o in paradiso. E mai più scordò quell'importante lezione.